Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. È stata aggiudicata oggi al consorzio stabile SIS, lo stesso che si è occupato della superstrada pedemontana veneta, la procedura di gara d'appalto per l'intervento Via del Mare collegamento A4 Jesolo e Litorali, come è chiamato il progetto. L'atto di concessione non prevede contributi pubblici per la realizzazione dell'opera, ponendo il rischio traffico cosiddetto a carico dello stesso consorzio SIS. I pedaggi introitati dal concessionario saranno di circa 2,50 euro per le auto e 4,50 euro per i mezzi pesanti. Sono previste esenzioni per l'intera durata della concessione per tutti i comuni interessati dall'opera, quali Roncade, Meolo, Musile di Piave, Sandona di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo e Cavallino Tre Porti, oltre che per Treviso, San Biagio di Callalta, Monastiera e Silea per i primi 2 anni. Prima il fiumo, poi le fiamme. Un incendio sta interessando dalle 13 di oggi il tetto di un'abitazione di via Isonzo nel quartiere di San Giacomo di Veglia. A lanciare l'allarme un vicino accortosi che dalla copertura dell'abitazione davanti alla sua si sta alzando il fuoco. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri arrivate con 4 mezzi, di cui 2 autoscale. Le cause dell'incendio sono al momento ignote. Non si sa se ad innescarlo possa essere stato un cortocircuito verificatosi nell'ultimo piano della casa, la mansarda, o se possa essere correlato ad una canna fumaria o ancora ad un malfunzionamento dei pannelli fotovoltaici posti sulla falda da cui si sono viste alzarsi le fiamme. Manca pochissimo il ritorno tanto atteso di Viva Voce International a Cappella Festival, la storica rassegna di musica vocale nata per prima in Italia 19 anni fa. Per tutti i sabati del mese, dunque dal 4 novembre sino al 2 dicembre, Treviso si trasforma ancora una volta in capitale della musica a cappella, preparandosi a un crescendo di energia, passione e divertimento. L'articolo di approfondimento e di presentazione su Notizie Plus potete leggerlo cliccando sul link in descrizione della news sotto il video del TG. In occasione della commemorazione dei defunti, dei caduti di tutte le guerre il 2 novembre e della festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre, sono in programma in città una serie di cerimonie, le consuete cerimonie. Ne trovate l'elenco completo con i giorni e gli orari di svolgimento anche qui nel nostro articolo cronoprogrammatico su Notizie Plus. E con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. E vi ricordo, come sempre, potete ricevere tutti i nostri contenuti direttamente e gratuitamente nei vostri smartphone grazie alla app TG Plus.